Semplicissimo, appena installato Periscope, sei in diretta proprio ora? Sì, in diretta proprio ora. Ok, partiamo subito con la nostra baby boomer. Di cosa abbiamo bisogno? Del nostro pennellino costruttore, io utilizzo il 6. FM Soft Pink Gel, quindi rosa lattiginoso, e un builder camouflage. E questa volta come builder camouflage, quello dark, più scuro. E il French Extreme White, adesso non si vede bene la scritta, ma sarebbe il bianco, bianco French per poter disegnare la French. E di un altro pennellino che si chiama Victoria Esakova numero 2. Qualora voi non abbiate a disposizione, o comunque il vostro rivenditore di fiducia non ha a disposizione il Victoria Esakova 2, potete richiedere tranquillamente il Filbert numero 2, che è la stessa cosa. È una lingua di gatto piccolina. Aspettate che ve lo voglio mettere a fuoco. Non si usa il bianco costruttore? No, per questo metodo qua no, non è il bianco costruttore, ma utilizzo il bianco French per poterlo disegnare. E vi faccio vedere che è semplicissimo. Ci sono tanti modi per fare la baby boomer, questo è uno di quelli, però a mio avviso, secondo me, è il più... Ecco, qua riuscite a vederlo bene. Vedete il pennellino? Ok, partiamo subito. Allora, io la tip già l'ho opacizzata ed è questa qui. Andiamo con il camouflage dark. Eccolo qui. E praticamente che cosa succede? Se voi dovete ricostruire, andate a mettere il camouflage dark in uno strato sottile, sia sulla parte del letto ungueale che sulla parte ricostruita. Ora facciamo conto che qui io ho la cartina e l'unghia. L'importante è che comunque il fondo sia omogeneo e che sia comunque con il costruttore scuro. Allora, scrivetemi se non sono in camera, perché io adesso per lavorare devo lavorare fuori. Ok, vedete? Se uno lo tratta piano piano, riesce tranquillamente a modellarlo. Non cola. Ecco qua. Lo tirate in avanti e coprite tutto. Perfetto. Andiamo a sistemare qui. Qual è questo cover? Allora, è il Builder Camouflage Gel Dark, quello più scuro, diciamo, di tutta la collezione. Ecco qua, vedete? Delicate, delicate. E i solchi non se ne fanno. Quindi non sono autolivellanti, dipende dalla vostra manina però. Più delicate siete, più riuscite a livellarlo. Ecco qua. Mannaggia miseria, non riesco a mettere a fuoco. Esatto, bisogna saper gestirlo, brava. Vedete? Ciao Arianna. Perfetto, una volta fatto questo lo facciamo catalizzare e lo mettiamo in lampada. Comunque dicevo, no, non rimane sottile perché essendo questo costruttore molto scuro, anche se lo mettiamo in punta, hai trasmesso anche a me la passione per il natural che è fantastico. Ah, Valeria, ho capito chi sei. Ciao Ale. Anche se noi lo mettiamo in punta, grazie Barbara, anche se lo mettiamo in punta. È come se andasse a fare l'allungamento, come se tu lo facessi l'allungamento, lo facessi con il cover. Poi dopo gli vai a finire la struttura con il soft pink. Quindi non vai a dare spessore. Allora, nel frattempo mi tolgo questo e limiamo. Non è molto semplice limare su queste tip, devo dire la verità. Pensavo fosse più semplice, ma questo bastoncino complica un po'. Però bene o male si riesce. Una cosa fondamentale, ragazze, quando finite la limatura, quando volete fare il baby boomer con
con questo metodo qua, che è veloce e molto pratico, dovete passare il buffer super levigante, perché altrimenti, così come quando andate a disegnare la French, con il bianco che si infila dentro i graffi della lima si vedrà tutto. Una volta levigato bene 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 tutto, che cosa facciamo? Prendiamo il nostro Extreme White, quello per disegnare la French, per intenderci. Aspettate che lo apro, eccolo qui. E il nostro pennellino che abbiamo detto prima, il Victoria Esakova. Se non doveste trovare il Victoria Esakova, il Filbert numero 2 va benissimo lo stesso. E che cosa dobbiamo fare? È un lavoro semplicissimo, ragazze. Cioè, guarda, veramente una roba che tu dici, possibile mai? Andiamo a pucciare il nostro pennellino nel bianco e non ci resta altro che spennellare. Se qualcuno ha fatto magari qualche corso con, come non ci vuole, con Victoria Esakova, proprio come se volessimo andare a dare l'ombra ai fiori. Quindi in questo modo. Riuscite a vedere? Ora che cosa succede? Che io lì ho molto carico il colore in punta e il pennellino è molto carico. Che cosa faccio? Prendo una mia piastrina. Allora. La cialdina del mio portapennelli e metto un po' di glossy. Vedete? Un pad asciutto vicino vedete che succede? Tolgo l'eccesso, il glossy sì, è un finish senza dispersione e nella parte qua centrale me lo vado a sfumare, vedete? Questo modo. Wow, fighissimo. Faccio catalizzare, prendo un altro pochino di prodotto e rivado prima in punta e con questo semplice movimento me ne scendo. Pulisco il pennello, lo ripasso nel glossy perché altrimenti do troppo stacco. Tolgo l'eccesso. Brava, perché complicarti la vita, giusto? Pulisco il pennellino, poi ovviamente magari vi piace più sfumato, meno sfumato, più verso la punta, meno, poi quelli sono gusti. L'importante è utilizzare il costruttore dark sotto, più scuro, perché altrimenti che cosa succede? Perché il costruttore scuro? Perché se io vado ad utilizzare il costruttore più chiaro e vado poi ad inserire il soft pink sopra, me lo mangio, perché il soft pink già è chiaro. Vado sul chiaro, il bianco è un colore chiaro, automaticamente diventa tutta una cosa unita e non riesco ad ottenere questo effetto qui. L'effetto che andiamo ad ottenere è questo. Ora si sgrassa e si procede con la limatura. Tolgo i barattolini per poi ottenere questa qui. Come dicevo prima, l'altezza del dove far arrivare l'effetto, eccetera eccetera, quello poi è soggettivo. Cioè potete caricare di più in punta, di meno in punta e quant'altro. Vi comunico, come ho comunicato all'inizio del video,
settimana prossima o comunque tra 10 giorni devo farmi il refill. Automaticamente avremo modo di far vedere il refill su un'unghia normale e su un'unghia che va verso il basso. Quindi come fare per recuperarla. Quindi state sintonizzati, vabbè che io metterò sempre l'avviso in pagina, quindi cioè nel gruppo, vabbè anche sulla mia pagina, però nel gruppo. Vi invito, come l'ho fatto anche l'altra volta, ragazze, frequentate gli open day, sono eventi gratuiti dove non dovete pagare nessun ingresso, nessun biglietto, però vi danno la possibilità di vedere magari qualche nail art sfiziosa, le novità del momento, magari se c'è qualcosa di stagionale, magari anche una dimostrazione di una struttura, di un French ad incastro, di conoscere master diverse, di conoscere il prodotto. Cioè, sono eventi che a voi non costano nulla. Però vi danno la possibilità di conoscere e secondo me non sono cose da perdere. In calendario ce ne sono già, sia per quanto mi riguarda, io posso parlare per Lombardia, Piemonte, sicuramente anche a Napoli ci sono in calendario. Se volete scrivermi in privato potete scrivermi tranquillamente, rispondo anche se in ritardo, ma rispondo. Non perché ho il fuso orario, ma perché siete veramente tante. Farei un video sulla smile prossimamente. Non sulla freccia d'incastro, ma come fare un refill. Prima o poi, però, farò anche sulla freccia d'incastro, sì. Quindi hai fatto sotto la bombatura. Mi sono collegata. No, Allegra, praticamente io ho steso il Builder Camouflage, il Dark. Dopodiché sono andata ad inserire il bianco e la struttura l'ho fatta, cioè la copertura poi dopo sopra l'ho fatta con l'FM Soft Pink. Ecco qua, ora senza che vado anche in questo caso per il sottile, vado a levigare. Ecco qua. E a sigillare. Ora non sono andata per il sottile con la limatura, anche perché non è quello il centro del discorso. Ecco qua. Si mette a fuoco. Vado a sigillare un attimino per dare l'effetto lucido e per far vedere, altrimenti non si vede chiaro scuro. Ecco qua, questa è venuta, figurati Gwenda, questa è venuta un po' più alta rispetto a questa, però ripeto, è sempre tutto soggettivo di come uno vuol caricare, quanto vuol caricare e quant'altro. Una volta catalizzato si toglie la dispersione laddove usiamo un finish con dispersione e abbiamo finito il lavoro. Bene ragazze, io vi ringrazio. Il baby boomer si riesce a fare anche al refill, cioè solo mettendo lo strato di cover. Dipende, se tu quando vai a fare il refill hai già un cover dark sotto, sì, altrimenti devi smontare tutto e rifare da capo. Vi ringrazio, come dicevo, per avermi seguito e spero di rivedervi alla prossima. E seguitemi sulla pagina, seguitemi dove volete, basta che mi seguite. E ci vediamo quanto presto, quanto prima per il refill. Ok, ragazze, qualsiasi cosa scrivetemi in privato, fatemi domande, quello che mi volete domandare, quello mi domandate, non ci sono problemi, resto a disposizione. Ciao ragazze!